Buongiorno cari amici, oggi con Annalisa, fatti un po' più in qua cara perché sennò non ti vedono bene, con Annalisa Colfi parliamo da Medjugorje e quindi trattiamo un argomento che proprio abbiamo il contrappalto dal luogo santo, parliamo invece di tutto quanto è gravemente contro ciò che è verità e fede, ecco, Reiki, yoga, occultismo, spiritismo. Prima di tutto, anzi, visto che siamo qua al Festival dei Giovani, cara Annalisa, mentre io mi distraggo un attimo perché condivido con tutti gli amici, racconta un attimino di questa, di quest'aria che si sta respirando. Dico solo una cosa, nella prima omelia il sacerdote ha detto, durante la messa, ha detto che tutti i giovani del nord Europa, del nord, del sud, dell'occidente e dell'oriente sono qui in questo luogo benedetto, formando una grande croce. E questa croce di questi giovani cattolici che sono qui ai piedi di Maria, a pregare colei che è la mamma di tutte le mamme. Quindi raccontaci un po', mentre appunto, ripeto, mi distraggo un attimo, i tuoi giorni del Festival dei Giovani e poi iniziamo con l'argomento che tratteremo, cara Annalisa. Bene, allora salve a tutti intanto, veramente da questo luogo benedetto, super benedetto, dove finalmente si vedono dei giovani tutti intenti alla preghiera, attenti alle testimonianze. Sono momenti forti che tutti i giovani, secondo me, dovrebbero fare perché è per loro una forza, ecco, per affrontare poi tutto il mondo tenebroso che ci circonda, oggi più che mai, questo mondo fatto di... Purtroppo devo dire anche di occultismo. A volte si parla di occultismo come pratica, vera e propria, ma tutto ciò che ci allontana da Dio e ci fa e ci immerge un po' nell'azione di Satana si può dire è un occultismo anche un po' nascosto. Ecco, non ci fa neanche vedere dove stiamo cadendo nel tranello. E tanti giovani purtroppo finiscono in queste situazioni. Proprio ieri facevo un incontro un po' con il mio gruppo e uno dei presenti diceva, parlavamo dei suicidi, ecco esempio, io dicevo che i suicidi sono in aumento, sono, anche questa è una cosa occulta, perché sono in aumento ma non se ne parla. È intervenuto questo signore, di cui non posso fare il nome, ma che lavora nelle ferrovie, dice che tutte le mattine praticamente, quasi, ci sono dei cadaveri da togliere, quindi tanti suicidi che avvengono. Che noi non sappiamo. E questo veramente si può dire un occultismo. Il diavolo sta lavorando nei sotterranei senza venire allo scoperto, perché mi diceva che molti pezzi, è brutto dire così, vengono tolti e non viene detto assolutamente niente. Quindi io ringrazio davvero la Madonna per questo luogo meravigliosamente speciale, dove vi invito tutti ad Vi invitare, invitiamo tutti ecco. a invitare. Proprio giovani e anche meno giovani, ma soprattutto i giovani hanno bisogno di fare esperienze forti, soprattutto fra di loro. Sì, perché comunque qui la presenza di Maria veramente è tangibile, cioè si tocca, si respira e quindi nel momento in cui veramente c'è questo incontro di fede, la vita assume tutto un altro aspetto. Anche quei suicidi che magari avvengono, di cui hai parlato adesso tu, avvengono per disperazione, perché comunque questo mondo porta alla disperazione, no? Perché se non c'è l'amore, se non c'è il bene comune, se non c'è veramente quel tocco di grazia e se non c'è anche la consapevolezza di questa vita oltre la vita, no? Di questa presenza, e comunque se non c'è la consapevolezza che l'inferno, il purgatorio e il paradiso esistono veramente, se non c'è questa speranza di questa vita nuova e se non c'è questo cammino già su questa terra, come dice Maria qua a Medjugorje, no? Il paradiso e l'inferno già iniziano su questa terra, poi là semplicemente continuano. Ecco, se i nostri giovani togliamo questa speranza, se i nostri giovani non insegniamo, no? Non facciamo conoscere questa realtà, a parte la responsabilità nostra, ma poi Certo. veramente non diamo quel dono prezioso su cui quel seme, su cui poi far crescere la pianta della propria Sì, vita. è la realtà. È la realtà perché oggi, vogliamo dire anche tra parentesi, che i genitori purtroppo molte volte sono lontani loro stessi dalla fede, una morale labile, ecco, diciamo così. Quindi molti giovani
tra virgolette, sono costretti a crescere in un ambiente che li allontana dalla fonte della vita, si può dire la fede, ma diciamo proprio la fonte. E se non hanno, se non bevono di quest'acqua fresca che è Gesù Cristo, dove la vanno a trovare? Vanno a cercare un'acqua sporca dove purtroppo molte volte rimangono proprio dentro invischiati. Dobbiamo farci carico di questi giovani. Io, è una cosa che mi preme tantissimo, ormai da tanti anni lavoro in questo campo. E Medjugorje, sì, indubbiamente è uno dei luoghi attualmente dove si respira proprio la pace, ed è quella di cui appunto hanno bisogno i nostri ragazzi. Quindi invitiamo, non vergogniamoci, invitiamo. E lasciando perdere tutte le polemiche che vengono fatte su Medjugorje, non ci interessa, ciò che è importante è che chi arriva qui a Medjugorje respira un'aria totalmente diversa da quella che si respira nelle nostre città. Sì, ma poi proprio ieri sera durante la messa con mio marito ha detto una frase che mi ha colpito mio marito, guardando queste migliaia di giovani, ma che stanno, ragazzi, qua abbiamo dai 42 ai 44 gradi, siamo belle, esatto, rosse, abbronzate, sì, anche un po' sfatte per il gran caldo, no, che stiamo vivendo in questi giorni, ma la gioia con cui i ragazzi stanno, vero, sotto il sole dalla mattina alla sera, non sentono il caldo, non sentono la fatica, non sentono nulla, sentono solo questa presenza, questa gioia, questa unità. Veramente ci sono migliaia di giovani, e di nuovo invitiamo i giovani a partecipare a questi giorni, a queste giornate, perché veramente qui l'amore è talmente grande, l'amore è talmente tanto che si supera ogni fatica. E proprio perché in questo posto, comunque, dove c'è Maria, c'è anche quello del piano di sotto, no? Abbiamo, certo, sentito durante l'apparizione alcune persone che hanno disturbi spirituali. Ecco, siamo qui con Annalisa per parlare sicuramente della bellezza di Dio e di Maria, ma anche dei pericoli che l'altro, quello del piano di sotto, che se sta senza sosta, lui non dorme, ragazzi, lui giorno e notte cerca di far cadere anime, no? Perché lui sa la bellezza del paradiso, lui sa la grandezza di Dio e di Maria, lui è geloso di questa possibilità che noi uomini e donne carnali, che siamo ancora vivi, abbiamo della possibilità di salvarci. Lui non vuole che noi ci salviamo, allora cosa fa? Tende i tranelli, come abbiamo messo nel titolo di questa diretta, no? Reiki, yoga, adesso poi tu spiegherai molto bene, Annalisa, perché sei proprio documentata benissimo su questo argomento, occultismo, ecco. Cosa può accadere nelle vite dei nostri giovani, attraverso cosa possono perdersi, perché nel momento in cui si cade in questi tranelli la grazia di Dio non può più raggiungere le persone, ecco, raccontaci, spiegaci. Allora, diciamo intanto, giovani e meno giovani cadono in questi tranelli, questo è piuttosto chiaro. Volevo dire prima un'ultima cosa che mi è venuto un flash prima da uno dei nostri giovani che sono con noi, un ragazzo svizzero, e gli ho fatto fare le meditazioni durante il rosario sul Pobordo, e lui ha detto una cosa secondo me bellissima. Ha detto: io guardavo gli occhi dei giovani che incrociavo qui a Medjugorje, li ho guardati e ho detto, ho visto la felicità, e ho detto: questa è veramente la felicità e non quella del mondo. Mi ha colpito tanto questo, perché è un ragazzo giovanissimo che nota questa cosa qua nei suoi coetanei, è importante. Ecco, tornando un po' all'argomento, appunto, Satana non si ferma, questo è chiaro, e inventa, diciamo così, sempre nuovi metodi per poter far allontanare, più che cadere, allontanare le persone da Gesù Cristo. E se ne inventa di tante, e vorrei dire che anche a volte anche i cattolici ci cadono dentro. Parlando un po' di questi metodi, chiamiamoli così, alternativi, orientali, mi viene subito da dire una cosa, che è questa. Allora, tutti questi tranelli, è chiaro che Satana non è che arriva lui materialmente e si inventa queste cose, c'è qualcuno, ovvio, che lo sta aiutando tantissimo, e dico sempre che questo è un po', girarci intorno è inutile, ma è proprio la massoneria, ma questo... Se uno va a vedere le radici del New Age, da cui escono fuori yoga, reiki, chiaro, quello occidentale, perché lo yoga si rifà all'induismo, ora ci arriveremo, però la New Age ha preso per se stesse tutte queste pratiche, perché queste pratiche fanno sì che allontanino dalla Chiesa, dai preti, dalla confessione, eccetera, eccetera.
Quindi servono, infatti la New Age è un gran contenitore dove si mette tutto, ma guarda caso si scarta proprio il cattolicesimo. Quindi va bene Gesù Cristo, ma Gesù Cristo come avatar, come uno che torna spesso qui sulla terra, non Gesù Cristo come figlio di Dio. Bene, quindi tornando un po', diciamo così, agli anni circa 1800, quasi 1900, la base, vediamo... che questa New Age, da cui escono poi queste nuove pratiche che oggi sono molto in voga, nasce proprio attraverso la teosofia, archeosofia, esoterismo. La Blavatsky era proprio una esoterista. Quindi con l'andare degli anni, ora di New Age, di questa nuova era, in realtà non se ne parla quasi più. Ma io dico, non è passata di moda, anzi, oggi purtroppo ha messo le sue branche, diciamo così, anche all'interno delle, non dico le chiese, ma nella testa dei cattolici sicuramente. Beh, scusami se sì. Ti interrompo. Sì. Nel Duomo di Asti hanno messo la locandina di corsi di yoga, certo, quindi chiaro. Insomma, sì, anche sì, lì infatti. Perché, un po' di confusione. Diciamo così, c'è una ignoranza di base. Io quando faccio le conferenze la prima domanda che faccio è: ma se vi dico yoga, voi cosa mi dite? E le risposte sono scontate. Allora, lo yoga ci si rilassa, serve per rilassarsi, per fare ginnastica, concentrarsi non lo dicono mai, rilassarsi e fare ginnastica. E in realtà lo yoga non è niente di tutto questo, perché, allora, bisogna studiarlo un po'. Lo yoga, ho detto, proviene dall'induismo, e yoga vuol dire unione, e certamente non ha nessun significato con quello che intendiamo noi occidentali con le famose posizioni, perché le posizioni sono all'interno dello yoga, di cui sono 8 tappe, e è la terza tappa dello yoga. Quindi, ricapitolando, quando io dico yoga, io sto parlando di un ciclo di 8 tappe, non di una cosa sola, e all'interno di queste 8 tappe ci sono le famose asanas, che sono poi le posizioni che noi siamo abituati a chiamare yoga. Allora, l'induista, che non ha una colpa ovviamente se fa yoga, perché quella è la sua cultura, di cui uno è nato lì, non è mica colpa sua, mica conosce Gesù Cristo. Il problema è nostro, no? Che siamo dei battezzati e che torniamo indietro invece di andare avanti. Quindi l'induista fa queste 8 tappe, quindi anche cose buone, perché per esempio le prime 2 tappe si possono raffigurare un po' i nostri comandamenti: non fare del male, comportati bene, cose buone, non sono da condannare le culture diverse dalle nostre. Nella terza tappa ci sono queste famose asanas, poi il pranayama, il trattenere il respiro. Insomma, queste 8 tappe devono portarti ad ottenere il famoso nirvana, no? Quindi il legame completo tra te e Dio. In pratica, alla fine delle 8 tappe, tu devi diventare tutt'uno con l'energia presente nell'universo, un'energia impersonale, non un Dio personale, ma un'energia. Una volta che tu ti sei, come dire, annientato in questa energia, finalmente hai spezzato il ciclo delle reincarnazioni. Quindi, che non esistono le reincarnazioni, no, assolutamente raccontano la favoletta per dare speranza di rifare un'altra vita, quello che non si può fare qua. In realtà esiste la morte, la rinascita, il cielo, che è o il paradiso, il purgatorio o all'inferno. Quindi, come dicono i leggenti qua a Medjugorje, Maria in particolare, no? 70-80 anni, crepi l'avarizia, anche 90. Ma una volta che poi andiamo di là, dobbiamo andare dalla parte giusta, ragazzi. Sì. E quindi su questa terra che dobbiamo seguire i 10 comandamenti. Esatto. Quindi vai avanti. Infatti questo non esiste, che però per la loro cultura, è la loro cultura, beh, loro ci credono. Quindi il massimo per loro è spezzare questo ciclo di reincarnazione. Mentre per noi occidentali, appunto, come dicevi, parlare di reincarnazione, ma proviamo un'altra vita, forse va meglio. Per l'induista in realtà è proprio completamente opposto. Lui non vuole ritornare su questa terra, perché sappiamo che devono pagare questo karma. Quindi, se io non ottengo di spezzare il ciclo delle reincarnazioni, rischio di reincarnarmi in un qualcosa di basso, ecco, diciamo così. Loro non amano, non gli interessa vivere tanto questa vita.
quanto essere tutt'uno con questa energia. Quindi anche questo è proprio l'opposto di ciò che pensa l'occidentale. Quindi questo yoga, queste 8 tappe servono all'induista per spezzare questo ciclo di reincarnazione. Ora, come ottengono questo? Non sto a spiegare tutte le 8 tappe, alcune ve le ho dette un po' così perché è un po' lunga da dire, però loro fanno dei esercizi anche piuttosto pesanti. Perché? Allora, qui parliamo di una cosa che va di moda tra gli occidentali, perché l'occidentale ha preso un po' a destra, un po' a sinistra, ha fatto tutt'uno e poi alla fine non si capisce bene che cos'è, perché non è più induismo e non è neanche cosa occidentale che funziona. Poi rispondiamo, scusa Annalisa, sì? Vedo un po' di confusione già nei commenti. Il poi karma magari... esiste, il malefatto ritorna sempre, sì, ma non c'entra niente con il karma delle reincarnazioni. Faccio un esempio. Padre Verlaine, che è stato uno che nella sua giovinezza è stato praticamente il braccio destro di Maharishi Mahesh Yogi, che è quello della meditazione trascendentale, un gran furbacchione che si è fatto un sacco di soldi, lui diceva che un giorno, insieme a questo suo maestro, era per le strade dell'India vicino al Gange, no, il fiume, e dice: ho inciampato su qualcosa nella terra e ho visto che era una persona umana, e ho detto a Maharishi: ma guarda, qui c'è una persona. No, dice, lasciala stare, perché è il suo karma che deve pagare, così si reincarnerà in qualcosa di migliore. E lui rimase un po' sconvolto da questo, e poi diceva che anche Madre Teresa di Calcutta ebbe dei problemi in India all'inizio con il governo, perché appunto loro hanno questa loro cultura di lasciar morire per la strada, per via del karma, le persone che stanno male. Mentre allora, noi abbiamo il buon samaritano. Appunto, e Madre Teresa invece raccoglieva proprio quelli che stavano per morire. Certo. Quindi questo, diciamo così, è la loro cultura. E quindi il karma è una cosa proprio dell'India. Ecco, torna indietro, non so che significato può avere. Se vogliamo parlare in maniera occidentale, se io faccio male a qualcuno, sì, c'è il rischio, se vado da un mago e faccio un maleficio, può anche darsi che quando l'altro va dall'esorcista, no, può darsi sicuro, potrebbe essere un boomerang che torna indietro, ma non c'entra con questa cosa di cui stavo parlando adesso. Allora, loro per spezzare il ciclo delle reincarnazioni, attenzione, perché qui si entra su qualcosa che anche in Occidente viene preso, che cosa fanno? Allora, loro dicono che facendo questi esercizi si attiva la Kundalini. Sapete cos'è la Kundalini per l'induista? È un serpente, così ideologicamente lo vedono così, arrotolato sul coccige, quindi in fondo alla spina, e attraverso questi esercizi questa Kundalini deve innalzarsi girando vorticosamente su. E mentre sale attiva quei chakra di cui sentiamo parlare ormai da tutte le parti. Questi chakra, che per l'induista sono tantissimi, diciamo così, per loro i maggiori e quelli che vengono usati anche dall'Occidente sono 7, i 7 chakra, che devono essere attivati al fine di far salire ancora di più la Kundalini, fino a quando la Kundalini non arriva in cima qua alla nuca, su dietro. E a quel punto ottieni il famoso nirvana, e quindi diventi tutt'uno con l'universo. Ora, facendo questi esercizi, si attivano i siddhis, che sono dei poteri. Questi poteri esistono realmente. Allora, il guru, il vero guru, dice ai suoi yogi: voi avrete dei poteri, e li avrete, perché si sviluppano. Ora, per noi occidentali però questi poteri poi si vedrà che cosa sono, però questo è interessante, perché il guru, quello vero, che non gli interessa fare i soldi, dice: voi li avrete questi poteri, ma non dovete stare dietro ai poteri, perché primo, possono essere pericolosi, secondo, non sono importanti, importante per voi è spezzare il ciclo delle reincarnazioni, punto. Padre Verlaine, che ha fatto tutto questo in India, dice: io avevo ottenuto dei forti poteri, poteri di medianità, quindi leggevo anche nel pensiero dell'altro, avevo dei poteri incredibili. Una volta che sono tornato a casa, cioè nel senso che sono riconvertito da là dove venivo al cristianesimo,
non ho perso i poteri, ma sono dovuto andare dall'esorcista, perché questi poteri ovviamente venivano dal demonio. Ora, uno potrebbe dire, ma allora gli induisti sono tutti indemoniati? No, attenzione, noi abbiamo il battesimo. Questo vuol dire che diveniamo proprietà di Cristo. Ora, un induista si salverà lo stesso, perché io non posso dire salverà. Sei buono, eh? Certo, mica, poveretto, mica è colpa sua se è nato lì. Se uno veramente lo fa come il vero guru che ho detto prima, che ci crede veramente, che c'è questa reincarnazione, eccetera. E che non ha la consapevolezza però, esatto, che esiste Dio. Esatto. Un Dio diverso, esatto, da quello che lo fa. Questo noi non lo sappiamo, può salvarsi, mica non siamo Dio. Il problema è un cattolico, perché a quel punto c'è piena avvertenza e deliberato consenso. E non solo. Pienamente consapevole di fare un qualcosa, esatto, di non in linea con la nostra fede, quindi lì c'è il peccato e c'è la conseguenza del peccato a livello spirituale. Brava. Sia ben chiaro questo, esatto, perché quello che ho spiegato finora è solo per far capire il discorso. Certamente. Oltretutto noi siamo appunto battezzati, quindi vuol dire che è una biura al battesimo, cioè torniamo, proprio lo rinneghiamo. Perché? Spiego anche questo. Oltre a tutto quello che ho detto, nello yoga vanno di moda a dare dei mantra, mi sembra, di quando parliamo della Om, per esempio, la famosa Om o altri mantra, noi dobbiamo sempre ricordarci che sono richiami ad idoli, perché i mantra sono sempre ed esclusivamente degli idoli, ecco, dei nomi di idoli, dei loro dei, quindi per noi sono idoli, dell'induismo. La parola Om è la parola primordiale per l'induista, quella che ha dato vita a tutto l'universo, quindi Krishna, Vishnu e Brahma. Ora, capite, se io mi metto lì a dire Om continuamente, il problema qual è? Che io richiamo degli idoli e vado contro il primo dei comandamenti. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. Quindi, anche, chiamiamolo yoga, quelle le famose asanas che vengono fatte dove volete, purtroppo anche nelle chiese, e vorrei dire anche tra... Perché nel momento in cui si fa yoga si fa questo. La Om, oppure altro mantra, e comunque è rarissimo trovare qualcuno che ti fa fare yoga solo a livello di ginnastica, è quasi impossibile. Ma poi voglio dire un'altra cosa, perché anche su una cosa di cui io non avevo mai riflettuto, cioè non è che non avevo riflettuto, è perché a volte si rischia di dire tutto il demonio, allora non voglio dire che è tutto il demonio, però sentite cosa mi è accaduto. Una volta sono andata a fare, ora recentemente, uno di questi incontri in Alta Italia, e quindi dicevo le stesse cose e dicevo: guardate, se uno poi lo fa per ginnastica, il cardinale allora Ratzinger disse che se uno lo fa per ginnastica, escludendo tutto, cioè senza dire neanche yoga cristiano, senza metterci niente di religioso, dice, uno lo può anche fare. Però, e io dissi così in questa conferenza, finito tutto, una ragazza mi dice: guardi, io ho conosciuto un sacerdote indiano che conosce benissimo il mondo induista e mi ha detto: ricordati che anche le posizioni e basta richiamano gli idoli, richiamano, cioè potremmo dire il diavolo. Guarda, in base a dire. Questo mi fa venire in mente una cosa, uh-huh, e da qui facciamo un attimo di interruzione, perché facciamo il segno della croce e invochiamo lo Spirito Santo. Okay. Come per noi cristiano, ed è una cosa reale, perché San Giovanni Bosco lo diceva e anche tanti altri santi, mistici tra l'altro, nel momento in cui si fa il segno della croce ben fatto, quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ci si crea veramente uno scudo, sì, ma vero, uno scudo che difende veramente, quindi questo per richiamare le posizioni, sì, vero, come dici, vero, tu, no? Ecco. Brava. Proprio i gesti, i simboli, i segni non sono una cosa tanto per fare, è un qualcosa che ci lega a qualcuno. E quindi, vero, mentre, vero, si fa lo yoga, quindi il mantra e tutte queste cose qua, ci si lega a qualcuno che tu hai spiegato bene, che è qualcuno del piano di sotto, certo, mentre noi facciamo il nostro semplice segno di croce, ecco, già questo ci porta verso Dio, verso Maria, verso Gesù, ci unisce alla preghiera, quindi è fondamentale capire che invece che un bel mantra, cioè invece che il mantra, facciamoci un bel, certo, segno di croce,
croce, certo, e recitiamo un Ave Maria con tutto il cuore, un Padre nostro, ecco, quello deve diventare il nostro, tra virgolette, che non è mantra, nel senso il nostro richiamo, il nostro meditare, anche invocare continuamente il nome di Gesù, Gesù. Quello è un nome che porta la pace nel nostro cuore, veramente. Vai. E questa confusione mi viene, beh, lo diciamo adesso, tanto non ci dirà niente nessuno, ma è una cosa che c'ho qua, bisogna... E se ce l'ho qua la devo dire. Allora, questi metodi, diciamo così, purtroppo, sì, sono entrati anche nella Chiesa, ma non è solo quello che diceva Angela con le famose locandine, c'è qualcosa di peggio, e si chiamano, secondo me, ricostruttori della preghiera, dove all'interno ci sono purtroppo dei sacerdoti. Questi ricostruttori della preghiera, riconosciuti a livello diocesano, perché hanno praticamente i più bei posti delle diocesi, quindi abbazie, eccetera. Il problema è che questi ricostruttori della preghiera, tra cui, ripeto, ci sono anche dei sacerdoti, fanno proprio questo tipo di pratiche, quindi yoga sicuramente, e poi magari sul sito mettono che fanno la preghiera del cuore, va bene, faranno anche quella sicuramente, ma purtroppo fanno anche queste pratiche, e qui bisogna veramente fare molta attenzione. Sì, ma non è solo questione dei sacerdoti, anche nelle scuole stanno introducendo, certo, lo yoga. Certo, appunto, da tutte quindi le bisogna parti. Stare attenti, anche quei corsi che ti fanno fare nelle palestre. Ecco. Lo yoga, assolutamente, dobbiamo capire che è un qualcosa che apparentemente dà un beneficio, ma è molto peggiore poi la conseguenza, sì, negativa, che può derivare, che deriva sicuramente, sì, da questa pratica. Voglio fare però, voglio dire anche una cosa però, da un beneficio apparente, ma io mi voglio fare una prova a quelli che ascoltano, invece dovete dire a quelli che fanno yoga, provate a fare quell'ora che fate yoga, andate davanti al Santissimo per un'ora e vediamo un attimo la differenza, cosa vi fa star meglio, se quello o quell'altro. E allora, con questo, chiamiamolo, che si è detto yoga, si parla però anche di chakra, si parla di kundalini, che è un altro problema enorme. E allora qui ci attacchiamo alla Reiki, per esempio. Io credo che la pratica del Reiki sia una delle pratiche oggi peggiori in assolute, molto peggio anche dello yoga. Perché nel Reiki... sapete cos'è il Reiki? Lo spieghiamo brevemente. Ci sono queste persone che fanno dei corsi, generalmente sono tre corsi, e alla fine si diventa Master Reiki, dove ti danno delle iniziazioni, simboli segreti sul palmo della mano, e poi queste palme delle mani possono diventare canali energetici. Quindi tutta l'energia presente nel cosmo io te la trasmetto anche senza importi le mani, ma solo stando a distanza con la mia mano sul tuo corpo, nelle parti che secondo loro l'energia non è giusta. Allora, primo problema è che questi corsi, o perlomeno queste persone, sono entrate negli ospedali, e questo veramente bisogna fare attenzione, perché tu non sai chi ti mette le mani addosso. Secondo, non sono innocue, perché si parla anche lì di chakra, non ne farebbero neppure parte. Scusami, sì, adesso che hai detto ospedali, sì, mi hanno detto fonti certe che addirittura nelle sale parto, sì, sì, ci sono delle ostetriche che appena nasce il bambino consacrano il bambino al demonio. Sì, sì, è vero. Quindi bisogna questo. Veramente fare veramente attenzione, sì, a tutto. Sì, sì, questo Vai è verissimo, avanti. Io l'avevo chiesto anche a Padre Amort, sicuro questo. Firenze in primis, e io vengo da quelle parti in pratica, sono toscana vicino Firenze. Ecco, allora, dicevo, appunto, il Reiki di per sé all'inizio non c'era dentro questo né chakra né kundalini, ma siccome queste cose quando vanno di moda ci si mette tutto, perché accattivano di più le persone sono più contente perché chissà cosa pensano che sia. In questo Reiki il problema è che ad un certo punto si parla anche, oltre di kundalini e chakra, si parla anche di spiriti guida. Ecco l'occultismo veramente pratico. Lo spirito guida non esiste,
Io potrei fare la mia testimonianza perché io vengo da quel mondo, spiritismo, stesse robe qua, spiriti guida, ho letto tante di quelle cose, era proprio, mi affascinava prima della mia conversione e ci sono stata abbastanza dentro, purtroppo, però certamente non ero felice per niente. Ecco, allora dicevo, quindi il problema qual è? È che chiamando questo spirito guida che non esiste, quindi è sempre il demonio, ci sono queste cose vaganti, capite? Quindi quando io mi avvicino a una che fa Reiki, lei accanto a sé può avere uno di questi spiriti. Demonio. Esatto, voglio raccontare. Che non è l'angelo custode, no, che invece sarebbe bene invocare. Avere ce l'abbiamo, ma poi e anzi, di angeli facciamo attenzione, perché ora vanno di moda gli angeli, sì, affidatevi solo all'angelo custode. Solo all'angelo custode, o a San Michele Arcangelo, esatto, che ci difende dal maligno, però. Esatto. E voglio raccontare questo episodio perché può far capire, poi gli episodi fanno capire più di tutti, che cosa vuol dire fare Reiki. Io ho riportato proprio questa testimonianza sul libro, questa ragazza che lontana dalla fede, ma un po' come praticamente ero anch'io, credo, però non praticavo, però buona dentro, quindi alla ricerca, come tanti finiscono in queste cose perché sono alla ricerca, gli propongono di fare questo corso di Reiki. Lei fa questo corso di Reiki e vabbè, poi anche lei poi parlava di spiriti guida eccetera, comunque dice faccio questo corso e è tornata a casa, la mia mamma era da tanto tempo ormai nel letto ferma, dico mi voglio provare a fare su di lei sto Reiki, va in camera, fa questo Reiki, l'imposizione delle mani eccetera, il mese di agosto come adesso. E dice poi vado in camera mia. Dopo poco vede che la mamma si alza e va nel bagno. Dice cappero, non si alzava più, ma allora funziona veramente. Però racconta che gli è preso un freddo addosso incredibile. Dice mi è preso così freddo che battevo persino i denti. Mese di agosto, quindi era un caldo incredibile. Sarebbe come dire adesso io mi metto a battere i denti e mi metto la maglia di lana. Quindi sta ragazza si mette pure la maglia di lana. Vi dico, per esperienza anche personale, che quando si battono i denti non è una cosa molto positiva. Vuol dire che c'è qualcuno, qualche spiritello che se ne deve uscire fuori, qualche negatività, diciamo così. Va bene, lei però non comprende questo, continua a fare questo percorso, le persone vanno anche da lei, ma lei dice, guarda, io non me ne importavo, io non volevo i soldi, non mi interessavano i soldi. La facevamo io e la mia amica, anzi le offerte che ci lasciavano, che noi non volevamo, le portavamo in chiesa, pensate, quindi vedete, Dio poi vede il cuore. Un giorno facevano le missioni, quelli dell'Osi della Pace, no? Di Gianni Sgreva, che sono anche qui a Međugorje, e una ragazza regala proprio a lei, si chiama Mary, regala il santino con le litanie, se non vado errato, al sangue di Gesù. Va bene, lei continua questo percorso, non ne aveva parlato con nessuno. Una sera si mettono a fare Reiki in camera sua, lei e la sua amica, al fidanzato dell'amica. Quindi il fidanzato disteso per terra, loro con queste mani poste sopra. A un certo punto questo fidanzato comincia a girare tutti gli occhi indietro, diventano gli occhi tutti bianchi. Quando gli occhi diventano bianchi è segno di possessione. E comincia a urlare, ma essendo grande e grosso e loro piccoline non sapevano come fare a bloccarlo, si impauriscono. E vedete, Dio poi aiuta sempre, perché lei dice, io non lo so come mai, ma questo ragazzo a un certo punto ci ha detto spegnete il registratore. Tra un urlo e l'altro ha detto spegnete il registratore, perché nel registratore nel frattempo stavano andando i bhajan, che erano, sono, perché purtroppo ci sono ancora, canti di adorazione a Sai Baba. Forse Sai Baba vi dirà qualcosa, vi dico solo che padre Gabriele Amort lo chiamava il primogenito di Satana, no? Quello vestito di arancione che mandava sta vibuti, faceva fuori uscire sta vibuti. Loro spengono il registratore, la situazione si calma un pochino. Allora lei si ricorda di queste litanie, comincia a recitare queste litanie al sangue di Gesù e finalmente il ragazzo si calma. Però lei dice, io ho capito a quel punto che c'era qualcosa che non andava. Ci credo, per tanti anni è dovuta andare dall'esorcista.
Quindi capite, anche lei aveva lo spirito guida, vedeva qua, vedeva là, ma lo spirito guida non è mai, mai un ente che noi pensiamo chissà che cosa, è sempre il demonio. Ripeto che lo dico per esperienza personale. Su questo è un argomento, magari la prossima volta ne possiamo parlare, ne perché parliamo più possessione, approfonditamente. anche su questo sono, diciamo, preparata, perché sono stata anche da Padre Amorti ed è un argomento che mi ha sempre affascinato, quindi anche su questo è bene mettere in guardia su tante cose, anche Sì, qui c'è perché molta io quello che confusione. noto, cara Annalisa, è che tantissime persone cadono in questi tranelli per ignoranza, Esatto. però l'ignoranza non giustifica, perché la conseguenza comunque c'è lo stesso, perché se un bambino per ignoranza prende una bomba a mano perché pensa che è un pallone e gli tira un calcio, non è che perché non ha riconosciuto in quell'oggetto una bomba, confondendolo con un pallone, che poi non gli esplode e non gli provoca dei danni. Quindi è proprio per questo motivo che abbiamo pensato con Annalisa di fare questo tipo di informazione, affinché le persone sappiano e poi possano capire Certo. quali cose evitare per il loro bene e per il bene anche dei familiari, di chi gli sta intorno, perché le conseguenze del male non colpiscono solo direttamente la persona, ma colpiscono anche i familiari, e quindi veramente bisogna mettersi in protezione dall'unico, come dire, Dio che può Sì, è proteggere. Quindi vero. andare in chiesa davanti al Santissimo, come dicevi, adorazione, messa, sacramenti, assolutamente è fondamentale, anziché andare dai maghi, anziché andare a fare reiki, yoga, tutte queste cose qua, andare a cedere ai sacramenti. Esatto, anche perché, guardate, a volte queste pratiche, uno dice, ma io mi hanno fatto Reiki, sto meglio, avevo un male, che ne so, alla spalla, mi è passato. Attenzione, spostano il male da un'altra sì, il parte. demonio è furbissimo, perché ti vuole far ritornare lì, quindi sposta questo male da un'altra parte, ma lo spostare vuol dire questo, non è detto che questo male torni a livello fisico. Può darsi che tu cominci a non andare più d'accordo con tua moglie, Certo. con tuo figlio, eccetera. Padre François d'Hermin, che è stato esorcista per tanti anni, del Gris, nel corso che abbiamo fatto a Roma, lui lo diceva. Dice, io ho proprio questa impressione. Il male si sposta, perché chiaramente il demonio vuole farti ritornare. Lui le raccontava di un fatto di un signore che era stato, se non erro, a farsi fare Reiki, tornato a casa, dopo un po' comincia a litigare con la moglie, a non capirsi più, dice, ma lui racconta a padre François dopo, non capivo, perché eravamo sempre andati d'amore e d'accordo, e decidono di andare a parlare proprio con padre François. E lui ha detto, io ho fatto una preghiera, ho capito che il problema era nato da quando aveva fatto questo Reiki. Quindi non sono cose da prendere sotto gamba, ma io dico sempre, lo dico anche per esperienza, lo dico sempre anche a chi mi ascolta o anche ai pellegrini, guardate, lo posso dire per esperienza, non c'è niente di più negativo che mettersi a fare queste cose. Ti toglie pure la felicità, la pace interiore. È una cosa che capirete se qualcuno lo fa o se conoscete qualcuno. Vi ritroverete lentamente in queste parole che sto dicendo, e tanti mi hanno scritto dicendo proprio questo. Avevi ragione. Ora non capivo perché avevo questo malessere. Questi malesseri possono nascere proprio da queste pratiche. E oltretutto, come hai detto tu bene prima, facevo queste cose ma non avevo la pace, non avevo la gioia. Quindi in ogni caso non paga fare queste cose in nessun ambito. E invece vogliamo, visto che mi fanno cenno, perché fra un pochettino dobbiamo andare in parrocchia perché inizia Vero. Di nuovo il programma del Fesia, vogliamo parlare un attimino per quello Sì. che puoi dire di occultismo, che era un altro punto che avevamo messo nel Sì, titolo? che l'occultismo praticamente oggi Ah, sì, allora facciamo una cosa. Sì. Visto che io e mio marito facciamo parte del tempo della regina della pace, allora adesso lascio mio marito perché sì? Devo accompagnare giù. Okay. Finite voi, io vi saluto. Benissimo. Avremo ancora con noi, spero, Annalisa Corsi in altri momenti, io vi avviserò, e potremo sempre fare approfondimenti veramente di livello, perché questi sono argomenti importanti. Certo. Pregheremo per voi tutti da Medjugorje, assolutamente. Ciao amici. Ciao Angela. Ciao. Puoi pubblicare. Bene, dopo. Buongiorno, io lascio subito Annalisa. Saluto tutti e continua, perché sì. Sto guardando la diretta, è tutto sì, verità, documentato quello che stai dicendo. Purtroppo, devo dire, è sì, vero. Assolutamente sì.
No, appunto, quindi l'occultismo oggi purtroppo sta invadendo un po' tutto, da, possiamo dire, dalla televisione, cartoni animati anche, perché se andiamo a vedere, faccio un esempio, i cartoni animati giapponesi, se vogliamo parlare di occultismo, sono pieni, perché se prendiamo esempio Naruto, che piace tanto ai giovani, lì si parla proprio di chakra. Quindi pensiamo un attimino ai nostri ragazzi, il bambino che guarda Naruto, tra parentesi dico che i cartoni animati giapponesi sono stati creati solo per gli adulti, non per i bambini, poi vengono acquistati qui in Italia e tagliuzzati a destra e a manca, ma sono per adulti. Comunque, dentro ovviamente c'è la cultura giapponese, quindi la cultura giapponese crede nei demoni, in tutte queste cose qua, nei chakra, come ho detto prima, a proposito dello yoga e tutto. Quindi si parla di chakra e fanno vedere questi personaggi che facendo, sviluppando questi chakra, aprendo questi chakra, riescono a camminare su un albero anche in maniera verticale. Ora che cosa in maniera orizzontale. Cosa succede? Il bambino affascinato, adesso con l'avvento di internet, che purtroppo è anche sui cellulari, basta digitare chakra. Voi immaginatevi quante pagine vengono fuori quando mettiamo chakra e dove i ragazzi possono entrare. E questo è occultismo, perché questa parolina si trova anche in tanti siti a sfondo satanico o perlomeno esoterico. Quindi oggi purtroppo l'occultismo si trova da tutte le parti: la televisione, cartoni animati, internet rock satanico, da tutte le parti. Ma anche nella musica stessa, no? Quando dico sempre, per esempio, Fedez, che... Esatto, parliamo degli italiani, italiani, senza andare a quello, appunto, che si definisce, no, Marilyn Manson, no, che ma è proprio il meno, dichiarato. No? Ma qui è il meno, dico sempre, guardate, è il meno perché pericoloso. È quello che manifesta proprio apertamente, che lo manifesta, gli altri sono invece subdoli, esatto, e come il demonio. Lo manifesta e in più non lo guarda quasi più nessuno. E in più non lo guarda 7.000 più. Persone, cioè dice ha fatto soldato. Grazie, capito, a 7.000, Dio. Esatto. Grazie a Dio. Però purtroppo c'è un salmo, per esempio, che è molto pericoloso. Altro che occultismo, questo ha fatto una canzone dal titolo Pentacolo, ecco, stavo cercando di ricordarmi il titolo, Pentacolo, dove lui fa un patto con il demonio. E Salmo lo guardano tutte le ragazzine, era a cantare all'Aquafan qualche giorno fa e nessuno ha tentato di fermarlo, ma invece bisognerebbe fermare proprio questi nuovi personaggi. E questa astuzia, ricordiamoci al Bataclan, chi è che cantava e cosa, esatto, cantava, l'invocazione, esatto, che era. Oggi sapete il caldo che c'è in Italia, sapete il nome che è stato dato a questo, infatti, caldo, Lucifero. Infatti, cioè, rendiamoci, sì, conto, tutta un'Italia intera, sì, che parla dell'ondata di è caldo. Bellissimo. E nominare, invocare, basta già a disturbare. Non è che uno viene posseduto per quella situazione, ma le vessazioni, certo, sono nell'aria, come la preghiera di intercessione nella fede. Perché, esatto, se preghiamo per intercessione in comunione con i santi, con gli angeli, con l'intercessione che chiediamo alla Madonna di intercedere presso Dio per le nostre grazie e avvengono i miracoli, perché io credo che siamo testimoni oculari di miracoli, certo, innanzitutto della mia conversione che è avvenuta qua a Međugorje 20 anni fa e ho visto miracoli, ma avviene anche l'altra parte, perché l'altro è mentitore, il falsario, omicida per eccellenza ed è intelligentissimo. Con una schiera molto, poi di adepti che è, scusami, sì, questi, sì, sì, certo, perché è verissimo questo. È così. Purtroppo è questa è la verità. Oggi i nostri giovani, ma non solo i giovani, diciamo tutti, un po' anche gli adulti, siamo contornati da una situazione per cui è indispensabile cercare di capire che cosa sta avvenendo. È chiaro che la preghiera è al primo posto, chiaro questo, però oggi non ci possiamo tappare gli occhi dicendo vabbè, tanto queste cose sono sempre successe. No, dicevo all'inizio che i suicidi tra i giovani e meno giovani, ma anche tra i giovani, sono in aumento e questo a volte può essere, molte volte, è frutto di tutti i messaggi negativi che continuamente vengono dati e non crediamo che siano cose da poco quando vengono fatte le famose sedute spiritiche con la tavoletta Ouija, per esempio, a proposito di occultismo, anche nelle scuole. Ci sono sicuramente delle ripercussioni, perché il maligno non lascia mai a mani vuote, questo è chiaro. Se noi andiamo a stuzzicare, a cercare questi
queste cose qui, è chiaro che qualcosa rimane sempre poi attaccato. Assolutamente sì, anche nella telescrittura.